Con Mario Mazzini, il gruppo Roma 12, società storica del quadrante di Roma Sud, da tanti anni un punto di riferimento. Qual è il segreto per mantenersi sempre ai vertici? Beh, noi siamo una polisportiva che lavora da quasi 40 anni nel territorio. Anche la pallavolo è stata sempre considerata la disciplina di maggiore interesse, però non è stata l'unica, e quindi chiaramente ci sono stati anche dei momenti buoni e dei momenti meno buoni. Gli anni d'oro sono stati purtroppo lontani, gli anni 80, perché abbiamo fatto 2 anni di A2 femminile e 2 o 3 anni di B maschile, quando la B era il terzo campionato. Eravamo una forte realtà. Poi però le difficoltà di stare a Roma, anche di essere in una zona decentrata, perché noi il nostro cuore è Spinaceto, e Spinaceto è un po' lontano anche negli spostamenti, e quindi abbiamo sempre dovuto combattere con questo fatto logistico. Però ci siamo tanti anni che facciamo serie regionali e recentemente ci siamo specializzati nel settore giovanile, soprattutto maschile, che nelle società c'è una maggiore apertura nel maschile piuttosto che nel femminile. Nel femminile molto spesso c'è un forte possesso dei dirigenti, degli allenatori, quindi dei consorzi, delle collaborazioni sono sempre state un po' più difficili. Però abbiamo raggiunto qualche finale nazionale, qualche buon risultato, e io dico che abbiamo talvolta vinto lo scudetto dei poveri, cioè eravamo la migliore delle squadre non di A, quelle organizzate, ricche, come povero insomma ce la siamo cavata bene. Ecco. Però come poveri hai tirato fuori dei giovani molto molto interessanti, sta allenando Tiziano Mazzone, insomma, giocatore di Trento, di grande prospettiva, ma non solo lui, Club Italia, mi viene in mente Gabriele appunto Di Martino, Alessandro Gaia, tanti, tanti giovani, questa è la forza della Roma 12? Beh, diciamo che forse ho messo a frutto un po' la mia esperienza di talent scout, perché io faccio 50 anni di pallavolo, quindi ne ho vista tanta e credo che di saper riconoscere il talento quando ancora non è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo individuato dei ragazzi con potenziale, poi chiaramente ci sono stati anche tanti altri che semmai gli è mancato qualcosa, soprattutto la testa certe volte, la volontà, perché Tiziano Mazzone, per dirne una, era uno determinatissimo con una grandissima volontà, un grande talento fisico, ma non era eccezionale sotto tutti i punti di vista. Si è costruito, e così anche altri. Cioè, noi per fortuna ogni 4-5 anni un grande talento lo troviamo, che chiaramente non può finire nella Roma 12, nelle serie che fa attualmente, ma se hanno le possibilità chiaramente vanno da altre parti, insomma. Ed è bello, ed è soddisfacente, perché il ciclo ricontinua e si riparte, insomma. Ed è magari un punto di riferimento per i piccoli che cominciano l'attività, quindi sempre più sul giovanile. Andiamo però sull'attualità, questi ragazzi che si stanno allenando alle tue spalle verso questi playoff, ecco, che stagione è? Perché poi dobbiamo usare questo verbo al presente. Allora, la stagione è stata buona, anche se sabato abbiamo la prima partita dei playoff, e la formula di quest'anno necessariamente era una formula un po' morse tua vita mea, una partita secca, chi vince continua, chi perde ha finito, non c'è nulla. Ho un po' derogato alle regole generali che mi ero sempre messo, quella di avere una squadra tutta giovane, abbiamo qualche compromesso, però il compromesso ha portato dei risultati, faremo in ogni caso sarà un risultato buono, qualche giovane ha funzionato. Voglio anche sottolineare che quest'anno non abbiamo fatto un under 19 improprio, ma abbiamo dato 3 giocatori, di cui 2 titolari nella prima riserva, alla Lazio Volley Sport, che ha vinto il titolo regionale. Questa dimostrazione che quando c'è un buon progetto non è che la Roma 12 prende solo, ma dà anche, purché ci siano delle buone prospettive e un lavoro serio alle spalle. Futuro parte dalle scuole, che poi è il presente, è stato sempre anche il passato, le scuole, perché tanti giovani si avvicinano a questa realtà, a questo sport, appunto da istituti come questo, e poi il futuro è sempre verso i giovani, sempre guardato a scoprire meglio nuovi talenti. Che cosa ha in serbo la Roma 12 nel domani?
Ma questo diciamo non è un lato molto positivo, perché purtroppo c'è una grande concorrenza di tante discipline. La stessa evocazione, come si dice, io credo un po' che recentemente c'è una certa americanizzazione dello sport, cioè i ragazzi un po' saltapicchiano da una parte all'altra e non hanno quella passione forte che serve per dedicarsi a una disciplina mattina, pomeriggio, sera, almeno mentalmente, non dico. E di conseguenza la vedo un po' difficile, perché la pallavolo femminile è in buono spolvero, ma c'è tanta concorrenza, tante società. La pallavolo maschile forse ha perso un po' d'appeal nei ragazzi, e purtroppo il calcio si è molto ben strutturato in questi ultimi anni, quindi i maschi provano prima a fare al calcio e ci riarrivano quando il calcio l'ha un po' emarginati, e questo è un grande problema, insomma, perché poi la fisicità della pallavolo comincia a essere feroce, non tutti hanno purtroppo quel fisico, e allora la gente si comincia a chiedere: ma potrò fare, non potrò fare, e questo non è positivo, insomma, purtroppo. Però insomma uno ci sta, poi può darsi che la ruota giri, bastano che due o tre belle entrate in palestra all'improvviso che cambiano tutto, perché basta poco per ribaltare le situazioni, a far diventare una squadra buona, una squadra ottima. To make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me go. Simone, finita la stagione veramente da pochissimo, possiamo fare un bilancio di questa Serie D? Sì, diciamo è finita sabato, è finita tre giorni fa, quattro giorni fa, e con un po' di amarezza, nel senso che siamo arrivati allo scontro diretto di sabato, appunto con il Latina, a giocarci l'accesso ai playoff. Purtroppo non è andata come volevamo, però è stata comunque una stagione positiva. E un gruppo di ragazze che partiva dalla scorsa stagione, nel quale abbiamo inserito alcune nuove entrate. E tutto sommato è stata una buona stagione, il gruppo è cresciuto, ci sono stati alcuni momenti difficili, un po' per infortuni, un po' per la pressione soprattutto del campionato per alcune di loro. Questo è un gruppo che è passato due anni fa dalla prima divisione alla Serie D e ha fatto lo scorso anno un'ottima salvezza, addirittura arrivando ai playoff e perdendo poi al primo turno. Però diciamo che il fatto di giocare con un obiettivo salvezza tutto sommato le rendeva un pochino più tranquille. Quest'anno, sapendo di partire con un obiettivo un po' più alto, è stata un po' la nostra spada di Damocle, nel senso che poi alla fine è risultata un po' più un problema che uno stimolo in alcuni momenti della stagione. Non a caso noi siamo andati molto bene all'inizio della stagione, quando questo obiettivo non era tangibile, diciamo, e quando invece sembrava che l'avessimo perso di vista. Eravamo a 6-7 punti dal quinto posto, quindi l'ultimo utile per i playoff, e da lì le ragazze si sono un po' sciolte e hanno iniziato sicuramente a giocare meglio. Siamo arrivati all'ultima giornata con il Latina con due punti di vantaggio, e purtroppo anche lì l'emozione ci ha giocato un brutto scherzo e abbiamo perso lo sconto diretto, quindi siamo arrivati sesti a un punto dal quinto posto. Quindi comunque, al di là del risultato che poi lascia un po' di amaro in bocca, possiamo considerarla sicuramente una stagione positiva per quello che è stato il gruppo, per quello che è stato la crescita del gruppo, sia come gruppo in se stesso, sia come gioco e come evoluzione di ciò che abbiamo fatto in palestra. Abbiamo parlato della Serie D ovviamente, ma non c'è solo la Serie D nel gruppo femminile, anche altre realtà, la seconda divisione. Facci tu un po' una panoramica della società. Sì, sotto la Serie D, che poi ha fatto anche il campionato di Under 20, ci sono diverse squadre e quest'anno hanno ottenuto ottimi risultati. Ad esempio la nostra seconda divisione, che aveva appena fatto il passaggio di categoria lo scorso anno e che era composta per lo più da ragazze Under 18, che avevano fatto infatti l'Under 18 Elite, e si è salvata diciamo abbastanza tranquillamente. Non era un obiettivo scontato, perché era
come detto, la maggior parte del gruppo era composto da ragazzi under 18, che quando si trovano in queste categorie di seconda divisione, prima divisione, con ragazze di 30 anni, più esperte, sicuramente con più conoscenza di pallavolo giocata, insomma, possono trovarsi in difficoltà. Invece hanno ottenuto un'ottima salvezza. E allo stesso modo abbiamo una terza divisione under 16 che ha molto ben figurato nell'under 16 promozionale, è arrivata in testa al girone ed è in testa tuttora nella terza divisione giovanile, quindi si spera magari anche lì di prendere un'altra seconda divisione per la prossima stagione. E poi ci sono anche altri gruppi che comunque servono da bacino, diciamo, per la società, per la costruzione appunto di nuove leve per arrivare poi o alla prima squadra o comunque nelle altre squadre di prima fascia, diciamo. Questo per quanto riguarda la stagione attuale. Già avete messo in cantiere le idee e il progetto per la prossima, quindi parliamo anche magari della Serie D? Ma l'idea è quella di riprovarci con più decisione il prossimo anno, nel senso che non a caso nel nostro campionato di quest'anno le prime quattro squadre erano composte da ragazze di 26, 28, 30 anni con molta più esperienza delle nostre, e si spera quest'anno di aver fatto l'esperienza necessaria per poter il prossimo anno gestire meglio determinati momenti della stagione e poter dire la nostra, e quindi poterci riproporre prepotentemente in quello che è l'obiettivo playoff o l'obiettivo del passaggio di categoria, insomma. Quindi il progetto è quello di continuare su questa, con questa strada e di proseguire. Stagione che sta per entrare veramente nel culmine con i playoff. C'è un lavoro partito da settembre, adesso si punta sempre più in alto, Diego. L'obiettivo è sempre il top, insomma, cerchiamo di fare il massimo. È stato un anno lungo, per fortuna prosegue oltre alla regular season. Abbiamo centrato l'obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio anno e insomma vediamo sicuramente il massimo. Ti vado proprio sulla stretta attualità, sabato una partita fondamentale contro un avversario ostico, secondo te che partita sarà? Allora, sono partite secche, quest'anno la modalità dei playoff è molto dura. Giochiamo fuori casa, quindi sicuramente noi fuori casa abbiamo faticato quest'anno. Loro sono una squadra esperta, fatta di giocatori che hanno militato in campionati nazionali, per cui sarà difficile, ma del resto è un playoff, per cui è normale che ci si scontri contro squadre forti, per cui ci prepariamo al meglio e vediamo, dai. Roma 12 è sempre nata sotto il segno dei giovani, no? Anche la stagione attuale prosegue, ci sarà anche nel futuro l'idea comunque di rinnovarsi sempre, però mantenendo quella che è la propria mission, cioè far crescere questi ragazzi. La filosofia è sempre quella, insomma, gli intenti non sono cambiati. Diciamo che per una serie di motivi quest'anno abbiamo deciso di fare un certo tipo di campionato e di appunto reclutare delle risorse dall'esterno per far crescere i giovani del nostro vivaio. Spero che questo, che l'aiuto di questi ragazzi, diciamo, di questi vecchietti, chiamiamoli così, sia servito, e secondo me è andata molto bene, si sono integrati molto bene. L'obiettivo era quello di far crescere tutti quanti e soprattutto i giovani. Da tecnico in Serie C, nelle categorie regionali, emerge già la fisicità oppure la parte tecnica è ancora quella preponderante? Beh, in Serie C si cominciano a vedere bei fisici, per cui sicuramente il fisico è importante. Le squadre, diciamo che noi per esempio come squadra quest'anno abbiamo patito un po' i centimetri, nel senso che siamo una squadra abbastanza bassa e molto, molto forte in difesa, in ricezione, ma con pochi centimetri in attacco, per cui
un po' ci è mancato il finalizzatore, i centimetri là davanti. Abbiamo incontrato squadre, per esempio nel nostro girone Tuscia, che sicuramente i centimetri ce li aveva e è arrivata prima, per cui servono insomma, anche in Serie C. Senti, ti chiedo un po' anche cosa c'è oltre questa squadra, questa Serie C, sul maschile del gruppo Roma 12. Allora, ultimamente abbiamo avuto negli ultimi anni grandissime soddisfazioni, grandissimi gruppi a livello giovanile. L'anno scorso abbiamo vinto l'Under 19 regionale, negli anni passati siamo arrivati in finale Under 17, abbiamo insomma, io in particolare ho avuto la fortuna di allenare, essere coinvolto negli staff di squadre che arrivavano sempre in fondo nei campionati regionali giovanili. È da insomma 4-5 anni che ho appunto questa fortuna di girare un po' anche l'Italia con la Roma 12, con una realtà di quartiere, per cui sicuramente, come dici tu, come mi hai chiesto prima, la filosofia è sempre quella di cercare di sfruttare al meglio le potenzialità che ci offre l'ambiente, insomma, e il nostro quartiere, le realtà anche limitrofe. E speriamo, ecco, che questo lavoro porti i suoi frutti e prosegua al meglio, ecco. Tiziano Mazzone, dalla Roma 12, da questa palestra dove sei cresciuto, sei formato a Lidi Alti, Trento, Serie A, Nazionale Giovanile, cosa si prova a tornare nella palestra dove sei nato? Beh, sicuramente è sempre molto emozionante, perché comunque riaffiorano tanti ricordi, tanti anni passati qui dentro con tutti i miei compagni con cui condividevo la scuola, giornate intere, insomma, ripeto, è bellissimo tornare qua a casa. Cosa ti ha dato questa società al di là dell'aspetto tecnico? Beh, sicuramente mi ha dato le fondamenta, perché noi eravamo un gruppo giovanissimo, siamo partiti io sono partito dal mini volley addirittura, quindi appunto ha basato le mie fondamenta sia comportamentali come persona sia come atleta, ecco. Sei tornato un po' a casa, adesso che c'è nel tuo presente? Hai finito una stagione da poco? Sì, è appena finita un'altra stagione, la mia seconda stagione di Serie A. È andata come è andata, siamo usciti in semifinale contro Modena, che poi ha vinto lo scudetto, e adesso a breve inizierò con la nazionale Under 22 in previsione del mondiale Under 23 dell'anno prossimo, e si continua a lavorare. Tuo sogno ovviamente è quello della nazionale maggiore, no? Come poi dopo tutti, passo dopo passo, ti sei posto dei limiti, dei traguardi a breve? No, vabbè, come dicono quasi tutti, insomma, porsi dei limiti secondo me è sbagliato, perché bisogna sempre guardare avanti, bisogna sempre porsi nuove sfide, nuovi obiettivi da raggiungere, perché altrimenti la vita di un atleta diventa quasi inutile e comunque diventa difficile continuare con la stessa monotonia tutti i giorni senza avere un obiettivo davanti agli occhi da inseguire.